Dio sia lodato, anch'io mi sento di ringraziare il Signore. Come ha detto il fratello, non dovevo essere io l'ultima, però quando il Signore ti mette una cosa nel cuore, la devi fare e basta. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica e andavo sempre al catechismo, andavo in chiesa, anche se ero l'unica effettivamente della mia famiglia ad andare continuamente in chiesa. Non avevo mai sentito veramente la presenza di Dio nella mia vita. E ogni volta che andavo al catechismo non riuscivo a sentire anche l'amore e la pace dentro quelle quattro mura, insieme a quelle persone che dovevano essere i miei fratelli. All'età di 16 anni ho deciso di cambiare la mia vita e iniziare a cercare Gesù nel mio cuore con tutta me stessa. Lo volevo trovare e non mi importava dove esso doveva essere. Allora, iniziando a cercare Gesù, ho iniziato a fare varie esperienze e sono andata a finire nella Sala del Regno. E ho frequentato la Sala del Regno per parecchi anni e io credevo di essere a posto con il Signore, io credevo che avevo finalmente trovato quello che cercavo, fino a quando non mi sono riscontrata effettivamente con quello che diceva la Bibbia e non quello che diceva la traduzione del Nuovo Mondo. Ho iniziato a leggere la Bibbia, ho iniziato ad appartarmi per i fatti miei, ho iniziato veramente a fare un nuovo cammino e a ricercare il Signore per i fatti miei, da sola, a casa, e dicevo: Signore, tutti hanno ragione. Ovunque io vado, sia nella Chiesa Cattolica, sia nei Testimoni di Geova, sia dagli evangelici, sia dagli avventisti, tutti hanno ragione. Allora tu dove sei? Ovunque tu sia, Signore, io ti voglio servire. Ovunque tu sia, non mi importa, che sia anche in una setta, io ti voglio servire. E pregavo intensamente il Signore. L'unica cosa che io facevo di diverso era prendere la parola di Dio, la Bibbia, che è l'unica cosa che Dio effettivamente ci ha lasciato su questa terra. Ho preso la Bibbia, ho lasciato perdere tutto il resto dei volantini, la torre di guardia, tutto quello che riguardasse opera scritta da mano d'uomo. Ho iniziato a prendere la Bibbia e ho iniziato a leggere. Ogni giorno io mi cibavo di questa parola, ogni giorno andavo a Gesù ai suoi piedi e dicevo: Signore, soltanto tu puoi darmi la via giusta. Io non ti voglio servire in una religione. Io voglio servire il Dio vivente. E allora, aprendo la Bibbia ogni giorno, pregavo e dicevo: Signore, ti supplico, fatti trovare da me. Io ti voglio servire con tutto il mio cuore. E un giorno sono venuti dei fratelli a parlarmi e a dirmi: Gesù ti ama, vieni in chiesa. Ci sono delle persone, dei missionari, che dice: vorrei che tu venissi ad assistere ad un culto nostro. Erano evangelici. Non ero mai entrata in una chiesa evangelica perché avevo il terrore di entrare in una chiesa evangelica, perché i testimoni di Geova mi dicevano: no, tu non devi entrare in nessun'altra chiesa che non sia la nostra. Allora, quella volta ci andai perché la sorella insisteva continuamente, diceva: dai, vienici qualche giorno, vieni a vedere, se poi non ti va puoi uscire, non è che sei obbligata a rimanere là, non ti obbligherà nessuno. Sono andata là, quella sera sono andata in quella comunità e lo Spirito Santo si è mostrato nella mia vita. Era la prima volta che ci andavo ed è stata forse una delle ultime volte che quei missionari sono venuti nella mia comunità.
quella sera è stata molto particolare, la chiesa era stracolma e io non ero mai andata in questa chiesa, nessuno mi conosceva. Quei missionari, ad un certo punto della preghiera, io vedevo pregare, vedevo lodare Dio in un modo come non avevo mai visto, vedevo pregare in lingue, vedevo gridare queste persone, avevo un terrore pazzesco, ero nel mio posto che tremavo tutta, e il cuore mi batteva a mille, piangevo, perché me ne volevo andare. Non perché volevo rimanere o perché ero emozionata, io me ne volevo andare, solo che non riuscivo a muovermi. Allora, ad un tratto, il Signore ha spinto questa persona, questi missionari, il Signore si era rivelato a loro, lo Spirito Santo vedeva quello che c'era dentro di me, e lo Spirito Santo ha fatto sì che queste persone dicessero quello che c'era nella mia vita in quel momento. E ha detto questa sorella, qui dentro questa sera c'è una persona che ha paura degli spiriti immondi, che piange, che in questo momento il cuore nel petto le fa pupum, pupum, pupum. Dice, tu devi accettare Gesù nella tua vita, cercalo, Gesù si farà trovare. Me ne sono andata da quel luogo, io ho sentito per la prima volta la voce di Dio, perché questa era, ho sentito questo, ho sentito la voce del Signore, proprio che in quel momento tramite quella sorella stava parlando a me, non parlava con gli altri, quella parola era rivolta a me, non capivo perché quella persona, che tra l'altro non abitava nemmeno al mio paese, com'è che quella persona si stava rivolgendo a me? Come faceva a sapere quello che io avevo in quel momento? Non lo sapevo, non capivo, però sapevo che Dio in quel momento mi stava chiamando. Quella sera me ne andai a casa e continuai a fare le mie ricerche per i fatti miei. Io continuavo a pregare e dicevo, Signore, Tu devi rivelarti nella mia vita perché io Ti voglio servire. E un giorno, leggendo la parola di Dio, il Signore mi ha parlato e mi ha parlato con un versetto della sua parola in Filippesi, al capitolo 1, il versetto 6, che dice, colui che ha iniziato un'opera buona, per certo la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. In quel momento è come se la mia mente si fosse aperta, i miei occhi non vedevano più oscuro, ma io vedevo la verità, io sapevo in quel momento dove dovevo andare a servire il mio Gesù che mi aveva salvato, il mio Gesù che era morto per me sulla croce, aveva versato il suo sangue. In quel momento il Signore si era rivelato nella mia vita e mi aveva detto dove io dovevo andare a servire il mio Dio. E da quel momento in poi sono iniziata ad andare periodicamente in chiesa e da quel momento veramente il Signore mi ha aperto un sacco di vie. Il Signore ha fatto grandi miracoli nella mia vita, ho visto guarigioni, ho avuto il battesimo nello Spirito Santo, che per me era veramente una cosa assurda, perché ovviamente come si può credere una persona che non l'ha mai sperimentato? Come può credere che Gesù viene ad abitare nella propria vita? Gesù che oggi è dentro di me, Dio che è venuto ad abitare dentro di me, e gloria a Dio per questo, perché veramente il Signore mi ha cambiato, mi ha trasformato, e non soltanto questo, ha fatto opere grandi anche nella mia famiglia. Mio padre, che voleva veramente cancellarmi dallo stato di famiglia, e mio padre oggi, grazie a Dio, ha dato il suo cuore a Cristo, mia madre ha dato il suo cuore a Cristo. E veramente è questo di qua anche per una promessa che il Signore ha fatto nella mia vita. Mi ha detto credi, quando mi sono avvicinata nella chiesa, in chiesa, e mi sono avvicinata a Cristo, mi ha detto
detto credi e sarai salvato tu e la casa tua. E io veramente ringrazio il Signore, perché il Signore veramente ha fatto grandi opere potenti in me, dentro di me, nella mia casa, nella mia vita, e tutto ciò che io faccio, veramente in tutto quello che faccio, io voglio lodare il Signore per sempre. Dio sia lodato. Amen.